Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo semplicissimo mini cardigan che io ho deciso di chiamare Mini Cardigan Mini e che ho realizzato con il filato della lana gatto linea cigno nero linea boxer in questo colore che è il colore del rosa antico chiaro. È una sorta di lilla, un rosa, è un colore un po' particolare e io l'ho adorato ed è perfetto per la creazione che avevo in mente di fare. Vedete, è un cardigan veramente molto semplice e fatto tutto all'uncinetto. Per poter realizzare questo cardigan, che è una taglia S, io ho utilizzato 350 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del 4,5. Ogni gomitolo è da 50 grammi, vado a leggere per non sbagliarmi, ed è 110 metri. Come sempre in descrizione vi lascerò il link del sito Uncinettando con i Filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che c'è il bianco, c'è un lilla, è un altro nome, c'è comunque il blu, c'è comunque il nero e purtroppo ho terminato il grigio. E vi ricordo che da quando esce il tutorial, ossia dal 10 di dicembre fino al 12 dicembre, questo filato sarà in offerta. Per poterlo realizzare io sono partita da sotto, come sempre ho lavorato un unico pezzo per evitare le cuciture e questo disegno che ho scelto viene fuori ripetendo 6 giri che io ho ripetuto per tutta la lunghezza e anche per le maniche. Quindi una volta arrivata agli scalfi si divide la parte dietro dalle due parti avanti, si lavora sempre in giri di andata e ritorno e poi si va a creare le maniche, però non più con giri di andata e ritorno ma con giri di tutto tondo. E alla fine rifinito il cardigan qui all'apertura ma non alle maniche con un giro di maglie basse e sono poi andata a cucire questi due bottoni che ho scelto di un colore un po' lilla, più che altro secondo me si potrebbero definire dei colori Big Bubble, possiamo definire così, che anche questi trovate sul sito. Io ne ho messi soltanto due ma voi ne potete mettere molto di più e naturalmente potete andare a fare molti più giri di maglie basse se volete fare il collo un po' più alto, se volete che la cardigan si chiuda del tutto. Vedete, io se lo tiro si chiude ma non tantissimo. E mi raccomando, un'altra cosa da dire: se siete una taglia L andate a prendere almeno 450 grammi, quindi 100 grammi in più rispetto a me se siete una taglia M. Se siete una taglia L io direi 550 grammi, questo se lo volete fare uguale a mio. Se naturalmente se siete una taglia S e volete farla più lunga oppure più stretta, vi consiglio di andare a prendere comunque un gomitolo in più rispetto a me, quindi invece di 350 grammi un 400 se siete una taglia S. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sfiruzzare, o se avete acquistato questo filato presso la Merceria Voleti o presso il sito Uncentando con i Filati potete taggarmi anche su Instagram dove mi troverete come Uncentando con i Filati o come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro mini cardigan io utilizzerò il filato boxer che è della, eccomi, lana gatta del cigno nero. Il colore che userò io è questo rosa antico, quasi lilla, non so neanche io bene come definirlo, e lavorerò con l'uncinetto del 4,5. Allora, io vi farò vedere un campione. Nel campione io ho montato 47 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria io andrò a montare 119 catenelle. Come funziona? Il multiplo è un multiplo di 12, a cui poi vanno aggiunte 11 catenelle, in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. Quindi ripeto, io in questo momento ho montato 47 catenelle, che sarebbe un multiplo di 12 per 3 volte più 11 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria andrò a montare 119 catenelle, sarebbero 9 volte il multiplo di 12 per 9 più 11 catenelle. Mi raccomando, per le taglie più grandi se dovete andare a fare un aumento dovete sempre misurarvi la circonferenza dei fianchi o del seno in modo tale da capire quante catenelle andare a montare per aggiungere la circonferenza che vi serve. Io direi comunque, visto che lavoriamo per un 4,5,
che per una taglia M potete aumentare di solo 4 motivi, in modo tale da averne uno in più sul davanti e due dietro, oppure potreste montarne 6 per averne due avanti per ogni motivo, per ogni lato, più due dietro e più due dietro. Quindi è per una taglia L andare ad aumentare ancora di più. Io per una taglia M monterei 9 motivi in più rispetto a me, in modo tale da avere 3 motivi in più per lato, quindi per i due avanti e per quello dietro. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una e due. Prendo il filo, salto la prima delle mie 47 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva, quinta maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e quello che andrò a fare adesso lo devo fare per tutto il giro. Quindi salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta. Ora devo andare a lavorare un totale di 11 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi una l'abbiamo già fatto, entro nella seconda, successiva terza, successiva catenella quarta maglia alta, successiva quinta, successiva sesta, successiva settima, ottava maglia alta, nona, decima e undicesima. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e di nuovo vado a fare 11 maglie alte. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il giro. Vado a fare 11 maglie alte, la catenella di separazione, saltando poi una catenella di base. Continuo così per tutto il primo giro, però vi faccio vedere come terminare. Sto per terminare il primo giro, vedete, ho ripetuto 11 maglie e la catenella di separazione. Ho fatto 11 maglie, ho fatto la catenella di separazione, salto una catenella, vado nella maglia successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Sto terminando il giro, quindi devo fare un totale di 5 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio. Quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4 ed entro nell'ultima catenella e vado a fare la mia quinta e ultima maglia alta. E ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione, secondo giro, e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta sopra la quarta maglia alta. Catenella di separazione, salto l'ultima maglia alta, entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia alta. Questo è quello che andremo a fare adesso per tutto il giro. Ora io ho fatto la prima maglia alta, devo andare a fare un totale di 9 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9. Catenella di separazione, prendo il filo, salto l'ultima maglia alta, entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e ricomincio da capo, andando entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta. E di nuovo devo farne un totale di 9, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 9, catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Adesso io continuo e vi farò vedere come termino. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le ultime 9 maglie alte, entro nell'archetto di una catenella e faccio la mia maglia alta, catenella di separazione, salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la penultima maglia alta del giro precedente, una maglia alta all'interno della terza catenella. E ho terminato così il secondo giro. Terzo giro, il terzo giro uguale al secondo, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 3 e 4, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 9 maglie alte, quindi 2 3 4 5 6 7 8 e 9, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi il terzo giro è uguale al secondo giro. Sto per terminare il terzo giro, devo andare a fare le mie ultime 4 maglie alte dopo aver fatto la catenella di separazione, quindi 2 3 e 4. Ecco, abbiamo finito quindi anche il nostro terzo giro. Quarto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sulle successive 4 maglie alte, quindi 3 maglie alte, 2 e 3, per un totale quindi di 4 maglie alte. Prendo il filo, vado nella catenella, nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto la maglia alta, entro direttamente nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta. E ora di nuovo vado a fare 9 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, e di nuovo maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, catenella di separazione, salto la maglia alta, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta, e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Questo è quello che devo ripetere per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare il mio quarto giro, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3, entro nella quarta, nella terza catenella e vado a fare la mia ultima maglia alta. Bene, ho terminato così anche il mio terzo giro, il mio quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro, che è semplicissimo. Si vanno a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 3 4 e 5,
una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi è semplicissimo, si deve andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, scusate mi tiro un po' di filo, in questa maniera, e dove abbiamo l'archetto di una catenella andiamo a fare una maglia alta. Quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove ho di nuovo l'archetto di una catenella, e anche in questo caso vado a fare una maglia alta nell'archetto. Continuo così quindi per tutto il mio quinto giro. Sto terminando il quinto giro, ho fatto una maglia alta anche nell'ultimo archetto e sto andando a fare le mie ultime maglie alte. E quindi ho terminato, entrando nella terza catenella, anche il quinto giro. Sesto e ultimo giro, che è uguale al quinto, perché andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. E faremo questo per tutto il nostro sesto e ultimo giro. E poi si ricomincerà da capo e vi faccio rivedere un attimo come iniziare. Però nel frattempo continuo a lavorare il mio sesto e ultimo giro. Sto terminando il mio ultimo giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi adesso mi rigiro e si ricomincia dal primo giro. E vi ricordo che andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 5 maglie alte, quindi 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, si salta una maglia alta, si entra nella successiva e si va a fare la prima delle nostre 9 maglie alte, perché se ricorderete noi qui avevamo fatto 9 maglie alte. Benissimo, questi sono quindi 6 giri che andremo a ripetere sempre. Io alla fine vi dirò quante volte l'ho ripetuto prima di andare a fare gli scalfi e dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Dunque, dalla fine fino allo scalfo ho ripetuto il mio motivo per 5 volte, vedete 1, 2, 3, 4 e 5, terminando sempre con i due giri di maglie alte. Adesso bisogna andare a mettere i marcatori. Allora, per mettere i marcatori io sono andata a contarmi questi, che non so come definirli, rombi, ok, chiamiamoli rombi, e ne ho in totale 10, e che ne ho messi 3 avanti per ogni lato e 4 dietro. Il marcatore sono andata a metterla tra i due rombi, quindi tra il terzo del davanti e il primo dietro, stessa cosa, terzo avanti, primo dietro. In mezzo io ho le maglie alte e ne sono andata a contare da dopo il foro, quindi vedete qui ho il foro, vedete, andando indietro 1, 2, 3, 4, 5, 6, e in corrispondenza ho messo il marcatore, in modo tale da, se contiamo il marcatore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dal foro qui avanti. E ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Quindi questo è il mio rombo, non so se chiamarlo così, del davanti, vedete l'ultimo dei 3. E questo è il primo dei 4, e qui sono andata dove ho il foro e ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono salita, in corrispondenza ho messo il marcatore, e se andiamo a ricontare sempre al marcatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbiamo 6 maglie alte anche da quest'altro lato. E adesso possiamo andare a lavorare prima le due parti avanti e poi la parte dietro, e vi faccio vedere un attimo come andare a fare il primo giro, in modo tale da farvi vedere come terminare la parte, ma sarà molto semplice. Allora, possiamo partire quindi dal nostro primo giro, che è sempre uguale. Quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle, 2, 3, e andiamo a fare una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte successive per un totale di 5 maglie alte. Quindi una l'abbiamo fatta, vado una maglia successiva a 2, vado una maglia successiva a 3, vado una maglia successiva a 4, vado una maglia successiva a 5. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare le mie 11 maglie alte. Quindi il primo giro vado a lavorarlo normalmente. Vi farò vedere, quando stiamo arrivando alla fine del marcatore, come si finisce il giro.
per arrivare al mio marcatore. Ho fatto le ultime 11 maglie alte, una catenella e ho saltato una maglia di base e vado a terminare come ho iniziato, andando a fare quindi le mie 5 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro e 5. E vedete, nella maglia alta successiva io ho il marcatore. Questa maglia la lasceremo così, non verrà lavorata neanche quando andremo a fare dietro. Poi naturalmente quando lavorerò la parte dietro vi farò vedere come ho fatto. E quindi adesso posso girare la mia lavorazione e andare a fare quindi normalmente il mio secondo giro, che se ricorderete significa andare a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, per un totale di 4 maglie alte, quindi 3 e 4, catenella di separazione, vado dove ho una catenella e vado a fare una maglia alta, saltando quindi l'ultima delle mie 5 maglie alte, catenella di separazione, salto la prima delle 11 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare la mia maglia alta. Quindi adesso si torna a lavorare normalmente. L'unica cosa che abbiamo fatto, siamo andati a fare meno motivi rispetto alla parte di sotto. Benissimo, io continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quanti motivi ho ripetuto prima di arrivare all'altezza degli scalfi, vi farò poi vedere nel pezzo dietro quindi come sono andata a lavorare e poi ci occuperemo delle maniche. Allora, ho ripetuto il motivo per 2 volte e poi sono andata a cucire le spalle per 9 cm, quindi ho ripetuto il motivo 2 volte, ma nell'ultimo motivo ho fatto soltanto un giro di maglie alte. E come potete vedere qui, dove ho lo scalfo della manica, io ho lasciato libero dove avevo il marcatore e ho iniziato a lavorare da questa parte facendo le 5 maglie alte e il forellino. Stessa cosa da quest'altro lato. Quindi ho lasciato la maglia alta libera dove avevo il marcatore e ho terminato il giro con le 5 maglie alte. Ecco, anche dietro quindi ho ripetuto il motivo 2 volte, di cui il secondo motivo soltanto una volta il giro di maglie alte. E adesso possiamo andare a fare le maniche. Allora, per fare la nostra manica io continuerò a lavorare con il 4,5 e a fare sempre lo stesso punto. Per iniziare io mi aggancio dove ho la maglia alta libera, perché se ricorderete quando abbiamo lavorato la parte avanti e la parte dietro abbiamo lasciato una maglia libera. Quindi io vado dove ho questa maglia libera e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Allora, siccome io non devo andare ad allargare e in realtà un po' devo stringere il mio scalfo, perché sapete che io ho un braccio piuttosto esile, andiamo a fare, io farò in questa maniera. Salterò, andrò a lavorare solamente dove ho le maglie alte orizzontali e qualche volta dove ho il forellino piccolo, ma per chi invece deve fare la maglia un po' più là, deve allargare un po' lo scalfo oppure deve fare la maglia uguale, io direi regolatevi un po' voi come fare per le maglie. L'unica cosa che dobbiamo stare attente per fare questi giri rispetto ai giri di andata e ritorno è che noi inizieremo facendo 5 maglie alte, poi lavoreremo normalmente come ho sempre lavorato, ma termineremo per fare 6 maglie alte, in modo tale che avremo un totale tra le 5 iniziali e le 6 finali di 11 maglie, che è lo stesso numero di maglie che solitamente facciamo durante tutto il giro. Quindi io ho fatto la mia prima maglia alta, vado alla maglia alta orizzontale e faccio una seconda maglia alta, entro nella maglia alta successiva orizzontale e faccio la mia terza maglia alta, entro questa volta nel foro piccolo e vado a fare la mia quarta maglia alta, entro nella maglia alta orizzontale, faccio una maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente dove ho la maglia alta orizzontale successiva e vado a fare una maglia alta. Adesso continuo come ho sempre fatto, andando a fare 11 maglie alte. Naturalmente, dicevo, io starò attenta a non allargare né a stringere la lavorazione e quindi andremo a ripetere per tutto il giro 11 maglie alte con la catenella di separazione, come abbiamo sempre fatto. Quindi 4 5 6 7 8 9 10, ops, qui ho sbagliato, eccomi, e 11.
catenella di separazione, di nuovo vado a fare 11 maglie alte e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, dove farò 6 maglie alte, in modo tale che 6 più le 5 iniziali fanno un totale di 11 maglie alte. Quindi questo è il nostro primo giro. Continuo così e vi faccio vedere quindi come terminare e come iniziare il secondo giro. Vedete, ho fatto 6 maglie alte, sono arrivata alla fine del mio giro. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una terza maglia alta sopra la maglia alta successiva, una quarta maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, vado nella seconda e inizio a fare le mie 9 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Catenella di separazione, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella seconda e ricomincio da capo a fare le mie 9 maglie alte. Continuo così per tutto il mio secondo giro, vi farò vedere come terminarlo. Sto per terminare il mio secondo giro. Come vedete, ho fatto la maglia alta, la catenella, e vado a fare una maglia alta saltando la prima delle mie 6 maglie alte e quindi poi continuo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale in questo caso di 5 maglie alte. Quindi 3, 4 e 5. Termino il secondo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della maglia alta e della terza catenella, scusatemi. Il terzo giro uguale al secondo, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 2, 3 e 4. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e facciamo una maglia alta, catenella di separazione e ricominciamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi il terzo giro è uguale al secondo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro è uguale a quello di prima, qui al primo, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, una maglia alta nella catenella nell'archetto di una catenella successiva e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi andiamo a lavorare normalmente il quarto giro ripetendo alla fine il nostro primo giro. Quindi continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino a ritrovarmi dove ho il primo archetto di una catenella e di nuovo vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto, una catenella, una maglia alta nell'archetto successivo e ricomincio. Continuo così per tutto il quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima.
e vedete abbiamo formato di nuovo il nostro prisma, se chiamiamolo prisma. Ok, quinto giro e sesto giro, che sono semplicissimi, perché andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 3 4 e 5, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi andremo a fare un giro di maglie alte facendo una maglia alta negli archetti di una catenella. Quindi questo è il nostro quinto giro. Sesto giro sarà andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi non ve lo farò rivedere, vi farò soltanto rivedere dopo come rifare di nuovo il primo giro. E questi sono quindi i 6 giri che dovremo sempre andare a ripetere per tutta la lunghezza della nostra manica. Allora, ho fatto anche il quinto e il sesto giro, come vedete sono tutti giri di maglie alte, e adesso possiamo ricominciare dal primo giro. Vi faccio soltanto rivedere un attimo come fare. Andiamo a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta nelle successive 4 maglie alte, per un totale quindi di 5 maglie alte, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, saltiamo una maglia alta, entriamo nella successiva e facciamo la prima delle nostre 11 maglie alte. E continuiamo così. Dovete solo ricordarvi che finirete il primo giro con 6 maglie alte e poi andiamo a ripetere gli altri giri che abbiamo fatto insieme. Quindi adesso continuerò così per tutta la lunghezza della manica, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il nostro motivo. Io voglio fare una manica lunga perché comunque è un cardigan copri spalle, una giacca, meglio dire una giacca, quindi deve essere a manica lunga. Ho terminato la manica, ho ripetuto il motivo per 7 volte, poi sono andata a rifinire, dopo aver fatto anche l'altra manica, tutto il bordo della mia giacchetta, però ho fatto solamente un giro di maglie basse, quindi non è che sono andata a fare chissà che bordino, ho fatto solo un bordino intorno allo scollo lateralmente e sotto, mentre ho lasciato libero la manica in modo tale da non stringere, ma che anche se cederà col passare del tempo non fa niente se si allarga un po', mi piace perché comunque è una sorta di cardigan, quindi va benissimo. Come vi dicevo, ho fatto quindi un giro di maglie basse che è stato semplicissimo da fare, perché basta fare sotto, vedete, ho fatto una maglia bassa dove ho ogni maglia alta e una maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella. Negli angoli sono andata a fare 3 maglie basse e qui di lato sono andata a fare una maglia bassa in ogni maglia alta orizzontale e nel forellino piccolo, e anche qui sullo scollo ho fatto tre maglie alte per girare la lavorazione, cioè scusatemi, 3 maglie basse per girare la lavorazione e una maglia bassa in ogni maglia alta, una maglia bassa qui di lato dove ho la cucitura, una maglia bassa sopra ogni maglia alta dietro, stessa cosa da quest'altra parte, e poi sono andata a mettere 2 bottoni. Non ho fatto le asole perché tanto qui in alto farò passare il bottone dove ho qui, vedete, dove giro l'angolo, quindi ho messo qui il mio bottone, lo faccio passare qui. Poi ho contato 4 righe, 1 2 3 4, nella quinta sono andata a mettere il mio bottone, quindi anche qui conterò 1 2 3 e 4, e nella quinta qui dove si è fatto questo foro, visto che ho fatto le maglie basse dove ho la maglia alta orizzontale, faccio passare tranquillamente il mio bottone. Io ne ho messi solo 2 per averlo qui in alto, ma voi naturalmente potete metterne molti di più, potete metterlo per tutta la lunghezza, potete metterne 3 o 4 che vi copra solo in alto, come preferite. Potete mettere anche dei bottoni più grandi e distanziali di più tra di loro, per me va bene che si chiuda soltanto in alto. Detto ciò, il nostro cardigan è terminato.